è Vittorio Sgarbi e Alessandro Sallusti, condannati per diffamazione. La notizia è di adesso, cari amici, e la condanna è di adesso, anche se risale ad un fatto di qualche anno fa, perché qualche anno fa Vittorio Sgarbi aveva scritto qualcosa di poco carino relativamente ad un magistrato. E l'articolo di Vittorio Sgarbi era stato pubblicato sul giornale di Alessandro Sallusti, e quindi Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione. La sentenza è di adesso. Alessandro Sallusti, per non avere controllato, per omesso controllo, perché come direttore di giornale Alessandro Sallusti è responsabile, come tutti i direttori di giornali, di tutto ciò che viene scritto su un giornale, quindi è stato condannato indirettamente per omesso controllo. E continuano le vicissitudini di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ha perso la sua grande battaglia contro Luigi Di Maio, e diciamo che è molto triste, è molto triste e molto arrabbiato nei confronti del movimento pentastellato. Però c'è un fatto che è tutta la vita che Vittorio Sgarbi è sempre tanto arrabbiato. Egli è un critico d'arte, e dovrebbe occuparsi dell'arte e della bellezza, e invece non fa altro che collezionare processi, ma ciascuno ha il proprio destino. Io però qua vorrei semplicemente dire che le parole bisogna saperle utilizzare. Vittorio Sgarbi avrebbe potuto esprimersi e con il condizionale, perché mi pare che egli si sia espresso col modo indicativo. Sì, io conosco le coniugazioni verbali, cioè il modo indicativo, il modo congiuntivo, il modo condizionale, il modo infinito, sì. E si deve usare il condizionale. E se uno vuol dire qualcosa di poco carino, è bene che usi il condizionale. Cioè, era sufficiente che Vittorio Sgarbi dicesse: io questa notte ho fatto un sogno. Cioè, lui scriveva un articolo, Vittorio Sgarbi, no? Scriveva un articolo da portare ad Alessandro Sallusti, così Alessandro Sallusti lo pubblicava sul quotidiano, sul giornale che Alessandro Sallusti dirige. Io Vittorio Sgarbi ho fatto un sogno, ho sognato che quel magistrato là, nome e cognome, quel magistrato là sarebbe un po' colluso con la mafia, però è un sogno, e nessuno è responsabile dei propri sogni, no? Si esprime al condizionale, poi facendo riferimento ai sogni. Sapete che è un'arte difficile quella di interpretare i sogni, Sì, e l'ultima grande interpretazione dei sogni è quella di Sigmund Freud, intitolata L'interpretazione dei sogni, ma nel corso dei millenni ne sono apparte tante, di interpretazioni dei sogni. E capito, Vittorio Sgarbi? Tu sei ancora giovane, Vittorio Sgarbi, potrai fare a meno di avere altri processi ed altre condanne se userai nei tuoi articoli e anche nelle tue presenze televisive il condizionale. È bello il modo condizionale, è bello. Si usa il sì, il condizionale. Sì, è stato inventato per questo il condizionale. Per diciamo così, incamminarti per la tangente. Te lo dico io, Vittorio Sgarbi, io, Serafino Massoni, che sono un filosofo, un po' stoico e un po' cinico. A te, Vittorio Sgarbi, a tutti voi, raccomando tanto di approfondire la conoscenza del modo temporale e condizionale. Va bene? A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.